Ciao a tutti e bentrovati in questo nuovo appuntamento su Cassette Beast. Nello scorso video sono successe un bel po' di cose, ho sconfitto un arcangelo, ho incontrato Eugene e ho anche iniziato l'addestramento per diventare un ranger. C'è solo l'imbarazzo della scelta su cosa fare, per il momento però voglio concentrarmi su una delle dicerie che ci ha dato uno dei residenti di Arbortown. Ecco, questo qua ha visto Eugene vicino a uno strano edificio che è la missione con Eugene appunto da fare. Ma ci sarebbe Scatto Bruciante e Capitano Zed da fare a Colle Autunno. Ci serve un livello leggermente più alto per andare, quindi prima andrò da Eugene, che è anche quello più vicino. E questo cono ostaceo è preso. L'avevo lasciato indietro, poverino. Il cono del cono ostaceo non fa in realtà parte del suo corpo. È semplicemente un cono stradale che si è arenato sulle coste di Nuova Wirral ed è stato occupato dalla creatura. Si dice che in passato i cono ostacei trovassero altri oggetti in cui vivere. È un paguro. Chi sarà il loro re? Siamo già a 4 stelle con Stregovina. Un'altra ancora e si può rimasterizzare. Beh, penso che per oggi rimasterizziamo. Ho già scelto inoltre in quale mostro rimasterizzarlo. Perché ha due possibilità. Ci sono due strade per Stregovina, come ho detto all'inizio della serie. E penso che la seconda non è quella più carina, ma è quella che mi serve di più per la run, ok? In realtà serve solo per essere più agevolati in una parte di gioco che vedremo più avanti. E registrato anche Pom Bomba. Obiettivo sbloccato, collezionista di adesivi. Le Pom Bombe sono universalmente considerate tra le creature più amichevoli del Nuova Wirral. Eh sì, ci sono alcune piccole traduzioni errate. Se non fosse per la loro abitudine di incendiare accidentalmente qualsiasi cosa, sarebbero degli ottimi animali domestici. Qua è dove dovrebbe essere Eugene. Ah, sta lì sopra. Arrivo subito. Oh, attenzione, lì potrebbe uscire una folata di vento. Non esce? Ha smesso? Ah, per non farci arrivare, c'era prima. Hey. Sono contento di vederti. Sei pronto ad affrontare le forze del male? Ma certo! Mantis. Epocale! Ok, vedi quell'edificio laggiù? È una rocca forte. È lì che in quei parassiti disumani complottano per conquistare il mondo. Non mi sembra niente di che. L'apparenza inganna, sai? Quei mostri avevano invaso il mondo da cui provengo, ma noi ci siamo opposti. Abbiamo vinto! Ci sono varie roccaforti. Forse ne hai già viste altre in giro. La porta d'ingresso è bloccata, ma si può entrare da una finestra sul tetto. Proverò a prendere da qui, sarò al tuo fianco, non preoccuparti. Ora tu, Eugene, siete partner! Chronoxley. Il lungo arto artigliato del Chronoxley gli dà un vantaggio unico nel combattimento a distanza, rendendolo capace di impugnare armi da mischia a distanza di sicurezza. Questo compensa la sua scarsa velocità. È anche piuttosto forte nell'attacco a distanza, non male. Kaylee è ora a caffè Gramophone. Ok, allora Eugene, proviamo a planare da qui. Ok, perfetto, primo tentativo. Wow, tu stai per cascare. Ho sgraffiato la chiave della finestra a uno di quei mostri di pattuglia. Ci caleremo da lì e faremo piazza pulita, te la senti? Sì, va! Ah no, ho messo il come, peccato. Non cambia niente in realtà, però era giusto per fare roleplay. Stiamo smantellando la vostra operazione, sanguisughe! Non sei molto collaborativo, giovanotto. Perché non ascoltate la nostra proposta commerciale? Ha detto davvero proposta commerciale? Che intendi? Non avevi insinuato chiaramente che sono vampiri? Ma sono vampiri! Beh, in un certo senso. Secondo me sono peggio dei vampiri. Sono agenti immobiliari! L'associazione di Succhiaterra vuole semplicemente strutturare un mercato immobiliare a lungo termine su Nuova Wirral. Investendo ora potete trarre un profitto significativo da eventuali nuovi arrivati che avranno bisogno di un alloggio. Dato che a Nuova Wirral non esiste valuta, stiamo sviluppando anche un promettente programma di recupero crediti. Ho sentito abbastanza! Arbortown non si lascerà mai comprare dalla vostra gente! Link, sei pronto? Facciamogli vedere di che pasta siamo fatti. Ora, in un'epoca nel quale i prezzi delle case sono alle stelle, e anche con un lavoro dignitoso con mensilità sicura, se non guadagni davvero tanto, non puoi aprire un mutuo per comprare una casa. Spera solo di arrivare a Nuova Wirral a questo punto perché è la cosa più sicura. Comunque, non perdiamo tempo e iniziamo a malmenare queste brave personcine. Martello giocattolo, let's go! Questo è forte! Si carica a molla! Caricato a molla aumenta la portata degli attacchi in mischia di un personaggio, trasformandoli in attacchi a distanza, che è perfetto, dato che Chronoxley attacca a distanza. È molto forte nell'attacco a distanza, in mischia un po'. Guardalo, che potenza! No, difenditi! Oh no, la schivata.
Così come i prodotti in plastica purtroppo concludono spesso il loro ciclo vitale sepolti in una discarica, gli attacchi di tipo terra seppelliscono i tipi plastica. Questo limita il loro movimento. Vabbè, la velocità della schivata non è proprio tremenda, dai. Ok, no, martello giocattolo, scusami, dato che è più forte. Aha, il tuo morso mi manca, ma me lo prendo io, morso! E mi mangio la tua pellaccia. Ne hai un altro di cassetta? Ok, non ce l'ha, perfetto. Tiro per i dadi. Ma si è colpito da solo. Si è colpito da solo? Ah. Abbiamo braccio in alto per Cronoxley, ok. Ovattato per Stregovina? Non me la ricordavo. Perfetto! Voci di corridoio e comportamento impeccabile sbloccato. Parte 1. La crescita del mercato è inevitabile. Noi siamo inevitabili. E procedono a evaporizzare. Una piccola vittoria, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Credi davvero che siano così cattivi? Questi succhiaterra cercano di trarre profitto dalla nostra miseria collettiva. Non so come siano arrivati qui, ma io intendo fermarli. In qualità di difensore di Arbor Town. Ti serve una mano, difensore di Arbor Town? Un aiuto sarebbe gradito, sì. Cerca di individuare le altre roccaforti e presta attenzione alle dicerie quando sei in città. E prendi questa. La chiave di finestra di Succhiaterra. Apri le finestre sopra gli uffici di Succhiaterra. Tutte? Ora puoi aprire la finestra sul tetto da solo. Però non andiamo insieme all'avventura. Scusami. Non parli più. Finito. Qui c'hanno qualcosa qui loro. Ah, oh, materiale fuso. Mi piace il materiale fuso. Beh, qui loro immaginano già i loro profitti alle stelle. Vediamo un po' dunque, che succede qui? C'è una leva, chi non vorrebbe mai prenderla? Oh, hoppla, vola, vola, vola! Grande! E qui che succede? Ah, si apre quella cassa lì, ok, allora c'è un modo per farla, Anche molto semplice, devo dire. Vediamo qui. Questo è uno dei tanto famigerati puzzle ambientali di cui vi dicevo nel primo episodio. Oppla! Mettiamolo bene. Ecco qua, si è aperta quella cassa, andiamo a prenderla. Dovrebbe contenere qualcosa di buono, se ricordo bene. Beh, un nastro base doppio fendente che può rivelarsi molto utile. Allora, vediamo un po'. Qui non vorrei andare troppo avanti perché davvero dopo si va per terre inesplorate dove ci sono mostri molto forti, ma questa coppia possiamo combatterla. Io e mio marito siamo bloccati qui dal 2160. Ah, com'è il futuro? Beh, se siete ancora vivi, immagino che la razza umana sia sopravvissuta a una guerra atomica, immagino, perché... Insomma, il futuro che si prospetta è quello. Oh no, Eugene ha poca salute. Oh no, il topo fa male, muschettiere! Ma è un topo giocattolo. No, ci infiamma. Potevi infiammare la plastica, Tato. Non sei molto sveglio, eh? Allora, riavvolgo il nastro di Cronoxley e poi attacchiamo. E sconfitti anche questi due. Wow. Non è molto male, eh? Ok, potrei già rimasterizzare Stregovina. E penso che lo farò. Così almeno vi faccio vedere anche in cosa evolve. In realtà io avrei già finito tutto quanto il bestiario sull'altro salvataggio, però. Sembra che nessuno abbia sentito parlare delle tre conchiglie. Che barbari. Le tre conchiglie. Ah. Beh, quello ne riparleremo di quella persona che sta lì. Allora, ecco, queste terre sono particolari e non è assolutamente il momento di visitarle. Eccolo qua, questo è un altro da affrontare. Voi su Succhiaterra fareste qualsiasi cosa per gli abitanti di una Mavirral, tranne togliervi di torno! Ma stai buono, chi ti ha detto niente? Chi ha detto che siamo su Succhiaterra? Allora, questo qui io direi di... riavvolgere ancora una volta il nastro di Cronoxley, poverino. E con Cronoxley facciamo braccia in alto. Ci carichiamo l'attacco a distanza.
Bene, buon danno. Vediamo un po' Chronoscly quanto fa con martello giocattolo. Uela! Non male. Ne ha un altro, attenzione. Bene, bene. A saperlo facevo martello giocattolo, così neanche aveva tempo di mandarlo fuori. Sconfiggiamo direttamente l'umano e non poteva neanche più controllare un mostro dopo. Carica a molla funziona ogni volta che si finisce, è una passiva automatica, quindi non c'è problema ad attivarla. La battaglia è vinta. Bene, bene, bene. Ah, anche Carnevaspide ha 5 stelle. Ah, mi sbagliavo, tu combatti per la gente, non contro di essa. Esatto, amico mio, esatto, proprio quello è il punto. Lei è una, vuole lottare, lei vuole lottare. Ora che possiamo affrontare anche lei? Niente soldi, nessun problema. Offriamo un finanziamento al tasso vantaggioso del 10.000% annuo. Lei dovrebbe essere a guardia della porta qui, se non sbaglio, ma lo vedremo a breve comunque. Tanto va a poco un attimo. Ha un'altra cassetta oltre Pedon morto, quindi bisogna stare attenti. E come accade anche per altri Monster Collector, non puoi catturare, o in questo caso registrare, il mostro che sta utilizzando il tuo avversario. Anche se si tratterebbe solo di rimasterizzare e non rubare, ma comunque non importa, ce lo facciamo andare bene lo stesso. Nobiladro, bello. E fa un gran male Nobiladro. Ma ci picchia. Ma anche noi facciamo un gran male. Ok, però comunque sia l'esperienza la prendono lo stesso, anche se le cassette sono rotte. Bene. Nova birra allora la valuta, quindi non c'è ancora modo per estinguerlo. Nel frattempo però gli interessi continuano ad accumularsi. È una truffa perfetta. Lei se ne va, e però non si può fare nulla qui per il momento. Quindi torniamo al caffè Gramophone e riorganizziamo la nostra strategia per la prossima avventura. Beh, devo tornare ai miei allenamenti. Non posso salvare il mondo se non sono al top della forma. Forse un giorno troverò qualche attrezzo ginnico spiaggiato sulla costa. Abbiamo Falenik, Carnevaspide, Saltatore e Stregovina. Stregovina lo rimasterizziamo subito. Sali all'aldilà o torna sulla terra, perché è uno spirito e quindi non può stare nel limbo. In questo caso sceglierò torna sulla terra. Eccolo qua. E oltre questa rimasterizzazione ne può avere anche un'altra. Comunque questa è molto carina. Lo zomberà è uno spirito che si è rifiutato di salire nell'aldilà. Si aggrappa alla tomba e alla terra in cui è stato sepolto. Potrebbe lasciare il piano mortale per sempre se solo lasciasse andare la propria lapide. Anche Carnevaspide lo rimasterizziamo. Ed è Mamba Anonimo. Ora, Mamba Anonimo ha altre 3 possibilità di evoluzione, di rimasterizzazione. Ma lo vedremo quando sarà il momento. Spesso si crede che Mamba Anonimi usino la corazza a forma di volto sulle loro teste per attirare le prede ignare. Si tratta di una leggenda, i volti sulle loro teste saranno in realtà molto pietanti e non convincerebbero nessuno ad avvicinarsi. Saltatore invece, quale sentiero della notte desideri imboccare? Il Nobiladro l'abbiamo appena visto, ma io scelgo Nomade. Eccolo qua, Balzo Spell. Il Balzo Spell attira le prede con i suoi occhi d'ambra e un grande sorriso. Tuttavia, qualsiasi creatura si lascia sedurre da questa messa in scena sarà rapidamente colpita dagli artigli affilati nascosti sotto il mantello sporco. È Jack lo Squartatore. Falenik, rimasterizziamolo. Eccolo qua, Tokusetto. Ora, ci sono 2 tipi di forme che può prendere Falenik, in base alla notte o in base al giorno. Dato che è giorno, io ho ottenuto Tokusetto. I Tokusetti hanno corpi estremamente aerodinamici e perciò favoriscono uno stile di combattimento basato sull'uso delle zampe appuntite per colpire gli avversari e incanalare potenti correnti d'aria. Non sono niente male queste nuove forme. C'è ancora un bel po' di strada da fare, ma per il momento direi che stiamo andando molto bene. Ovviamente ci sono anche missioni secondarie che è possibile affrontare prima, e queste magari anche nel prossimo episodio ci diamo un po' da fare, e iniziamo magari anche ad aumentare di un bel po' di livello, in modo da poter iniziare ad affrontare anche i vari capitani di Nuova Virral. Beh, direi che allora per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate, come sempre, tutti quanti i link utili, ci vediamo alla prossima, ciao!